Eccellenza, l'anno scolastico ha preso avvio, come ogni anno, preoccupazioni, ansie, ma anche aspettative rispetto a quello che si andrà a compiere in questo percorso annuale. Ecco, come si deve vivere bene questo periodo in modo che sia davvero proficuo? Con quale atteggiamento e con quale spirito? Beh, direi che lo spirito viene veramente dettato un po' anche dal momento che stiamo vivendo, perché non dimentichiamoci, siamo usciti dalla grande pandemia che abbiamo già un po' dimenticato, ma sappiamo quanto sia stato difficile quel momento, anche e in modo particolare per la questione appunto dell'apprendimento, delle lezioni, degli incontri dei ragazzi e dei docenti. E direi lo spirito tanto è quello di gratitudine per poter essere ritornati veramente a fare quello che è la scuola, ecco, che non è solo un insegnamento o un apprendimento, ma è veramente un momento di comunione e di crescita. E poi per la bellezza del poter partecipare e vivere la scuola perché è un momento di formazione. E questo abbiamo sempre tutti bisogno e direi che a maggior ragione chi si apre ora alla vita e dunque poi ha un domani al lavoro necessita di questo. Importante da tutte e due le parti perché realmente, come diceva lei, è un momento di formazione integrale della persona, che certo passa anche, giustamente, attraverso delle parti tecniche, chiamiamole così, ma che non può limitarsi a quelle, perché poi, ecco, veramente l'obiettivo finale è quello di avere una personalità tanto serena, ben formata, ben impostata sui valori, anche come qualità, direi, di apprendimento e di cammino, per cui una competenza che permetta a questi ragazzi e ragazze di essere veramente aperti ad affrontare le sfide del futuro, che soprattutto è il loro futuro. L'augurio è veramente quello che sia un momento di crescita, un momento in cui, nonostante tutte le difficoltà che sono nel mondo, e sono tante e sono dolorose, guardiamo solo che alle guerre, ma non solo a quelle, le violenze, i conflitti e quant'altro, la povertà. Ecco, che veramente porti a formare persone che sappiano farsi carico non solo della propria vita, che è fondamentale, ma anche di quella relazione vitale con i fratelli, non solo quelli vicini, ma anche quelli lontani, perché come ci ricorda il Santo Padre, ecco, veramente il creato è la casa comune e io direi l'umanità è la famiglia comune.